manca con la Coppa Italia, posso stare tranquillo, manca con la Coppa Italia. E voi manca con la Coppa Italia, mi sentite ragliare. Tutto a posto, 2-1, buonanotte a tutti. Gobazzi, uè bilanesi, eravate pronti. Eravate pronti a prenderci per il culo. Comunque abbiamo fatto cagare come non mai. Intervista pacco scrotale. Che figura di merda. Che figura da coglioni che avete fatto. In difficoltà per 90 minuti contro una squadra di serie B. Solo a dirla così mi fa ridere, la barzelletta d'Italia siete. Beh, scommetto che eravate già pronti a mettere a fare i video, li avete anche cancellati, è vero, rosiconi. Ma a me dalla Coppa Italia non me ne frega niente, quello lo scopo, certo, fossimo usciti a quest'ora a fare tutti i video contro l'India. Interisti! La chi cuffi, la musichim, la usorto di scemo, che si mette chi cuffi. Un milanese, un bonzanero là, che ci facendo qui, battaratero. Sei riuscito a trovare un gol sporco per andare ai supplementari con un tiro sporco di Lautaro deviato. Non ho neanche le forze per fare il tiro, non ho neanche le forze per esultare, esaltarmi oppure fare cori come sta facendo la gente qua allo stadio, perché oggi c'è poco da dire. L'Inter ha fatto una prestazione da indegni. Che siete dei pagliacci e dei scappati di casa, ma questo era risaputo. Ma che siete arrivati addirittura al punto e al livello di fischiare una leggenda come Buffon, cantare Buffon uomo di merda, dopo che nella vostra storia siete pieni di gente di merda che è passata dall'Inter, da Facchetti, Oriali, Zanetti, tutta gente sporca che ha fatto le cose losche, fatte passare per santi, e voi vi permettete di insultare una leggenda come Buffon. Il problema sapete dove sta? È che voi un campione del calibro di Buffon, la vostra squadra di merda, non l'avete mai avuto. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Cioè, il problema qual è? Che quelli che dovrebbero avere una fame della Madonna sono senza palle. Sì, esatto. Chi dovrebbe oggi a Slani, posso dire che sono suo fan. Oggi a Slani mi ha deluso. Oh, ragazzi, non ha fatto uno stop finale. Il passaggio Gagliardini dovrebbe avere una fame. Tre quarti della squadra. Sì, tu fai questa. Io mi ricordo l'Inter B di Mourinho, l'Inter B anche di Mancini. No, scusa, l'Inter B di Mourinho e Mancini batteva la Juve. Beh, la Juve che veniva dalla B, però no, entrava all'Otelli e faceva doppietta. Cioè non c'era partita e vincevamo la Coppa Italia, no? Sì. Però giocavano fissi, Balotelli, Toldo, chi giocava? Il problema è che Muntari. C'è gente che questa, cioè, non dovrebbe giocare nell'Inter, questo è il problema. Inez! E torna la pareggia, Gufi! Inter! Ale! Inter! Inter! Dai! Acerbi! 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 Gufi! Gufi a nanna! A nanna, Gufi! A letto, Gufi! Ite! Ite!